Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Oggi facciamo questo video, nonostante io sia mezza malaticcia e quindi niente critiche sull'aspetto, niente critiche sul mio bel pigiama e niente Niente critiche critiche. sul tono di voce molto Esatto. bella da più data. Faccio questo video soltanto perché me l'ho promesso e da oggi ho imparato che non prometterò mai più nulla. Quindi iniziamo. E come vi avevo detto, vi faccio vedere quello che abbiamo preso lassù quando siamo andati Preso a a Perugia. Perugia. In realtà sono poche cose, ma sono molto fiera di una cosa specialmente. Quindi niente, partiamo con gli acquisti e poi vi raccontiamo del viaggio e di tutte le mie nottate da sonnambula. Ho qui il mio valletto che vi farà Sì, vedere. Abbiamo siamo preso. andati a Maison du Monde, quella a Perugia, che Enorme, enorme, è molto, molto più bellissimo. grande di quello che è qui vicino a Macerata. Sarebbe Corridonia Sì. perché è del posto. Il centro commerciale si chiama, cioè tutto il parco Complesso, sì. commerciale si chiama Corridomnia, mi sembra. Ecco. Sì, mi pare sì. Al 70% di sconto perché sapete, ci sono i saldi. Abbiamo preso questo barattolino. E è uguale? Sì. E si apre. Si apre. Bene. Questo l'abbiamo pagato 0,80. No, Sì. Costava 2 euro sì, e costava 2,30 euro, qualcosa. abbiamo C'era lo pagato. sconto del 70, Sì. perciò poco. Abbiamo Non l'avrei pagato mai comprato per 2 euro. Anche perché comunque. Per carità, ma Maison du Monde dovrebbe capire che la latta non costa così cara. Cioè, ok. sempre da Maison du Monde, abbiamo preso Un appendino. questo. Sì. Sì, perché quei tre appendini singoli che abbiamo dietro la porta del corridoio Fanno sono, cagare. esatto, Nel senso che si abbastanza inerte, muovono sì. perché hanno un modo per essere appesi alquanto indescrivibilmente merdoso. Ho reso l'idea. Perché praticamente fanno così, ogni volta che uno mette un cappotto fa così e fa una bella riga nera sul muro verde, lime, Esatto. no? È fantastico. Quindi ho optato per questo modello Che ha che ha due ganci qui dietro. semplicemente due ganci, così. Tanto speriamo che questo almeno stia fermo. Da H&M. Fa niente, lo lasciamo. È uno sbadiglio d'altronde. Da H&M ho preso questa collana, magari ve la faccio vedere dopo. Dopo, meglio. Questa collana che sembra, cioè sembra, non so se siano, ma credo sembri. Sembrano pietre, no? Al modico prezzo di 5 euro. Era in sconto. E niente, non lo so. Io non amo molto più le collane, quelle grandi. Ormai, cioè sì, non è piccola, però non sono più quelle collane che, non so, mettevo tempo fa. Ancora vanno molto di moda, ma a me, boh, m'hanno stufato. Quindi vado per cose molto più tranquille. E adesso arriva il pezzo forte. Sono molto fiera di questo acquisto, è stato Certo. gentilmente donato dal qui presente Cristian. Christian. Non sto bene, ragazzi, non sto bene. È un paio di scarpe e per andare a fare la spesa, per andare, non so, dal fruttivendolo, dal macellaio, semplicissime, molto sobrie, sobrie, sobrissime. A parte gli scherzi, secondo me. Come scarpa elegante, nonostante sia piena zeppa, non so se la vedete, di strass, secondo Sempre me è avanti. comunque elegante perché non sono quei strass giganti grossi che sembra, non so, un po' da battona. Secondo me queste qua sono molto molto eleganti, molto molto belle, molto 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 bellissime. E quindi niente.
Sì, ne abbiamo. amore. Prego. Ne abbiamo approfittato visto che c'erano i saldi, sono Questo abbiamo pervenuta. preso da Pitta Rosso o Rosso. Pittarello? Namsa. Pittarello. Pitta Rosso. Vabbè, quello No, lì che vabbè. c'è a Perugia. Non abbiamo fatto troppi danni, dai. No, fortunatamente Bene. no. Nonostante i saldi siamo stati bravi. Parliamo del viaggio. Sì. Finalmente forse la rubrica è coerente con quello che facciamo all'interno del video. Allora, il viaggio, siamo andati a Perugia. E qui tutto chiaro. L'hotel si chiama Etruscan Euro Chocolate. Etruscan Choco Hotel. E Chocotelle? sì. Perfetto, l'Euro Chocolate è la fiera quella di Perugia. E sono io quella che sta Esatto, sì, vabbè, male. tu c'hai il raffreddore, non è No, no, il raffreddore manda un po' in pappa il che... cervello, Etruscan eh. Chocotelle. Esatto. Quindi è un hotel a tema cioccolato e tutto ciò mi piaceva molto. Siamo andati su per fare ultimo dell'anno, Sì, il weekend a partire dal dal giovedì 31. 31 fino a domenica 3. Esatto. Siamo stati molto bene, per fortuna, al contrario di altri hotel che ci sono capitati in Nel passato. tempo. Sì, niente, siamo stati molto bene come hotel, anche il ristorante era molto buono. E no, è davvero carina l'idea di questo hotel a tema cioccolato, fin dall'ingresso che prima di entrare nella hall dell'hotel c'è... La Polato maschera. Velox a forma di Ah, come l'hanno Choco chiamato? Velox, mi Choco sembra. Velox. Sì. Poi c'è in mezzo, Sì, nella hall c'è una vasca da bagno piena zeppa di cacao. ma non cacao, cioè nel senso Di blocchi blocchi di di cacao, cioccolato. sì. E io pensavo si potesse mangiare. Invece non era Invece no, commestibile. invece no. Quello l'hanno fatto per me, non Sì. commestibile. C'era anche un blocco enorme di cacao, no? Quello... Sì, c'era, non so, era tipo una sorta di muretto, più o meno, Di cioccolato. di cioccolato. Insomma, tutto quello che trovate all'interno dell'hotel era a tema, A tema logicamente, cioccolato. cioccolato. Ma Sì, poi l'avete poi... visto. E se non l'avete visto, vi invito a cliccare insomma, vi lascio in info box Bravo. i tre, no, perché no, non la finiamo più, i tre Link. link dei vlog che ho fatto, che abbiamo fatto lassù a Perugia. Quindi se volete vedere l'hotel, se volete vedere quanto siamo deficienti, basta cliccare qua sotto in info box nei tre link. Perfetto. Poi accanto alla hall dell'hotel c'era questo piccolo negozio di cioccolato che adesso Che non si ricordo il chiamava nome. Shop Choco Shop? Non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo. No, Choco Store. Choco Store, vero. E ce n'era uno anche in centro a Perugia, erano uguali. Sì, Tralasciando i prezzi, perché seriamente, cioè prezzi altini. altissimi, non altini, altissimi. Sì, comunque ha dei prezzi alti per essere cioccolata, ecco. Anche perché poi, sì, il primo gennaio siamo andati in centro a Perugia, comunque lì c'erano altri negozi che vendevano cioccolata. Quello, diciamo, è più un negozio artistico, diciamo, di cioccolata, ovvero quelle scarpe decorate di cioccolata, cucchiai Sì. di cioccolata, Cioè, gli alla attrezzi di fine non è, cioccolata, cioè secondo me, non è... non è la cioccolata in sé il punto forte loro, è il fatto che comunque fanno, che ne so, la Fanno delle creazioni, scarpa. ecco. Sì, però se tu vai a vedere alla fine l'utilità, Sì, l'utilità. non so, preferisco la mia. Sì. Invece siamo andati in centro, c'erano altri negozi di cioccolata e ci siamo fermati. Ma lì la cioccolata era molto buona. Non puoi andare a Perugia e Non non puoi. prendere almeno un pezzo di cioccolata. Comunque, sapete quella cioccolata che vi ho fatto vedere nel vlog che c'è scritto cioccolata di Modica? Adesso ho capito perché era così. Perché, Piena di granelli di zucchero. esatto, io non lo sapevo e se lo Nemmeno io. sapevo col cavolo che la prendevo, che appunto è particolare perché ha questi granelli di zucchero dentro, se è zucchero, sinceramente non lo so. Ma è fastidiosissimo, scusate tutti quelli che vengono da Modica, ma a me mi fa schifo, quindi. Anche il tempo durante il viaggio è andato bene. All'andata c'era anche il sole, quindi molto No, l'andata è tranquillo, proprio bello bellissimo. perché, sapete, no? Quando è inverno tutti sti alberi un po' mezzi flosci, però a me fanno tenerezza. Flush. Sì, tutti così.
questi colori, il lago ghiacciato, non l'avevo mai visto il lago ghiacciato. E voi direte, 22 anni non ho visto il lago ghiacciato? Sì, non ho mai visto il lago Lago ghiacciato. ghiacciato. Oggi sono polemica. No, comunque queste strade di montagna sono molto belle da fare. Sì. Ecco, quando poi sei fortunato che ti capita delle giornate di sole. Che poi se tu alla fine vai a vedere, no, tu dici cos'è che ti è piaciuto di più del viaggio? Il viaggio in Il viaggio in macchina. sé. È assurdo, ma è la verità. Perché alla fine sì, vai a vedere Perugia, però insomma, boh, non so, non mi ha colpito come Sì, città. ecco, è una città bella, il centro storico carino, però Sì, ecco, la nulla vedi di una che. volta, però ecco, È molto, come dire, una città molto universitaria, non. Sì. quindi è piena di palazzoni, robe, insomma, abbastanza. Preferisco altri generi di città. All'università anche c'era molte chiese, Sì, molte. tantissimi, pieni ovunque, a parte le chiese, Sì, dove dove vai, vai? vai. Qualsiasi città è abbastanza piena, però ecco. E la cosa assurda è che tipo passi nei paesini piccoli e tre case e la chiesa. Sì, c'era un Sempre. piccolo comune che abbiamo, in Secondo cui me se siamo la gestiscono passati. tra loro, uno dei tre è il Sì. parroco, perché non è possibile. Non mi ricordo il nome del comune, comunque erano Col quattro, fiorito. no, dopo col fiorito era. Erano quelle 4-5 case sparse, ma era una fattoria così, però c'era quella chiesa lì in mezzo, Sì. sperduta nel nulla. Capisci che in un mondo come il nostro, che comunque è pieno di tecnologia, eccetera, eccetera, non tanto qui a Recanati, ma comunque abbastanza tecnologico ormai, anche perché sennò non staremmo facendo questo video. Esattamente. C'è ancora molto, secondo me, come dire, insomma, di quello che c'era una volta, no? Nel senso, se tu vai in questi paesini, il tempo è fermo, il tempo non va avanti, e Sì, forse vero. anche la bellezza di questi posti, che ti fanno tornare indietro. Perché magari una volta era così anche qui, insomma. Sì, sicuramente. L'unico spasso era la chiesa, anche perché poi mia nonna mi raccontava che il vestito bello era quello che si usava per andare in chiesa. Quindi è come, non so, la discoteca adesso. Per i giovani, io ho sempre odiato la discoteca, sono nata vecchia, ma questo non c'entra nulla. Quindi non so, è bello, Sì, è secondo me è bello. stato un bel viaggio. Forse più vederlo con gli occhi nostri che viverlo, Sì. secondo me, perché sinceramente se penso di abitare in un paesino con tre persone, perché c'erano tre persone, e l'unico svago è la messa, insomma, sinceramente mi piglia male, no? Sì, il fatto è che siamo abituati a una vita diversa, no? Comunque Sì. se tu nasci in quei paesini piccolini, ecco. Comunque, se vi servono patate rosse, cipolle, farro e lenticchie, Per fatevi un giro in quelle le zone montagne perché tra veramente Marche e c'è Umbria ogni 2-3, non so, metri. metri c'è Sì. un trattore che vende tutto ciò. Comunque l'hotel era anche bello dentro, molto carino, Sì, l'hotel era le veramente stanze. carino. Un po' Poi hai caldo, già sinceramente, visto. molto caldo. Sì. Sì, io con il caldo vaneggio e senza entrare troppo nei dettagli perché sinceramente. È abbastanza imbarazzante. Sì, Diciamo che ha qualche soffro problema di leggermente di sonnambulismo. sonnambulismo. Quando è caldo io mi alzo, il problema è che non ricordo nulla e mi suona il telefono. Intrattieni pure. Cioè, è veramente sistematico il fatto che ogni volta che accendo la telecamera, ogni volta, Posso io fare ve il lo giuro, telefono? un giorno vi faccio un video solamente di tutti i momenti in cui Di mi è suonato espressione il telefono italiana. e penso che sarà il video più lungo della storia. Comunque, dicevo che sono sonnambula e quindi, insomma, Bellissimo, è io mi divertentissimo. fido di quello che mi racconta, anche se Sì. ho i miei seri dubbi su certe Guarda. cose, perché magari anche tu sei un po' Sì, sonnambulo e certo, mi invento le cose, sogni. sogno che tu sia sonnambula. Insomma, vi racconto solo una piccola cosa, il resto non ve lo dico perché mi vergogno troppo. Volevo uscire dalla camera in mutande. Basta. Perché era convinta che il corridoio era il bagno, mentre la porta del bagno era quella del Sì, ho corridoio. semplicemente scambiato le due porte. Comunque, tralasciando tutto questo, secondo me alla fine ogni piccolo viaggio, grande, lungo, insomma, qualsiasi viaggio
Se poi non ti lascia niente, c'è un problema, nel senso, ti devi chiedere perché quel viaggio non ti ha lasciato niente. Cioè, anche i viaggi brutti, che ne abbiamo passati, ve lo posso assicurare, perché comunque l'hotel faceva vomitare, e era Comunque, freddissimo, e veramente, cioè, cose assurde. sì. Però ecco, comunque torni da quel viaggio cambiato. Sì. Ed è questa la cosa bella del viaggio, comunque. Sì, certo, se stai bene in vacanza è tutto di guadagnato, però ecco, Secondo me, bisogna viverlo un viaggio, secondo me. sì, da quando inizi, e non importa molto dove vai, secondo me, non importa se poi uno dice, vabbè, Madonna, sei andata a Perugia, non c'entra, secondo me. Che vai a Perugia, che vai a New York, che vai a Hong Kong, sicuramente è un viaggio diverso, ma per me comunque il cambiamento c'è sempre, perché per esempio questo piccolo viaggio mi ha fatto capire quanto in realtà sia bello il paesaggio proprio naturale, senza sovrastrutture, senza troppe lucine, perché siamo abituati a vedere a Natale magari tutte ste lucine che sono Sì, tutti bellissime per questi carità, addobbi sui però non hanno balconi. niente, niente a che vedere con la vera natura, nel senso Sì, è quando tu sei vero. immerso nella natura non c'è luce che tiene, non c'è addobbo che tiene. E questa è una pura verità, e io sono molto saggia quando sono malata, quindi direi che questo sproloquio può terminare qui, vuoi dire qualcosa in merito? No, penso che No. va benissimo così. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, questo video, giusto perché sto male, merita parecchie visualizzazioni e parecchi mi piace. No, sinceramente fate come vi pare, insomma, vabbè. Al prossimo video, ciao! Ciao a tutti!